yes. Oh, wow. Ciao a tutti ragazzi da Remo e Astrid. Ciao. E adesso spareremo con lanciamissili, eh? Sì, perché vai. Astrid è pronta. Sono pronta. Dammi la mano. Eccomi. Qua. Sudata. Affidati con tranquillità. Come se fossi una mamma. Ok. Bene. Adesso siamo in termica, vedi? E giriamo, giriamo. No, vabbè, bellissimo. C'è la luna. Eh sì, è vero. Pensavo che dicevi è un parapendio altissimo. No, la luna. No. La forma c'è, eh? Eh sì. Se uno è un po' accecato tipo me, allora potrebbe anche vedere il parapendio. Bellissimo. Che bei flussi adesso. Sta spostando la brezza, sta entrando, vedi il Circeo, oggi il mare non si vede, è peccato, perché da qui. Sì, infatti volte, c'è un po' di quando cose. No, quando tira un po' di nord c'è una vista spettacolare, ma veramente spettacolare. Vediamo se riusciamo a bucare l'inversione. Dai, speriamo. Arriviamo dove sta lui? No. Se vuoi arrivare dove sta lui me lo dici, ci arriviamo. Che dici? Vediamo se troviamo un bel valore, vediamo, qui adesso, vediamo. Se si riesca, poi te lo dico solo. Ok. Hai freddo? No. Ma se non c'è freddo? No, no. Ora ecco, siamo sulla cima della montagna, ora siamo a 800 metri. Ecco, qui c'è un bello innesco, senti come ci porta bello, su. Bello, bello. Cerchiamo di, ancora dolcemente, cerchiamo di girarlo perché dobbiamo rimanere nel flusso. Mm-hmm. Stando nel flusso. Ok. Cerchiamo di salire. Ma paradossalmente a volte le termiche salgono di più fuori dal costone che vicino al costone. Qua c'è una bella. Sì, infatti non stiamo nel fiume. È lento questo flusso, è molto lento, anche perché il posto è lento, non è come una vera composta, un po' lenta. Dovremo trovare una bella termica. Siccome c'è tutta questa umidità sì. Sul terreno, le termiche si sganciano un po'. Quelle che si sganciano qui sopra, mm-hmm. Però quando si sganciano le senti perché sono veramente forti quando si sganciano. Guarda quelli dove stanno, lì su. Mamma quelli mia, stanno, sono quelli invisibili. Stanno bene, bene, bene. Eccola. Eccola. Eccola e questa ce la giriamo. Peso a sinistra. Ok. Bravissima. Dentro, vediamo dove c'è questa roccia, sì. Sempre a sinistra, sì, manteniamo il giro perché vedi è ciclica lei, sì. Ci sbatte il sottovento, noi adesso invece giriamo, dobbiamo riprenderla ogni volta, fai sottovento, sottovento, ecco, ok, sì. Ora riprendiamo qui, subito dopo un po' di sottovento, che senti che suona? Se non sento suonare. Quando non suona non stiamo scendendo. Ok. Siamo finiti nel vento che ci spinge verso il basso. L'aria arriva proprio da sud-ovest, siamo piantati a sud-ovest, però le termiche fanno fatica a sganciarsi. Lo vedi perché le vele lì sotto stanno. Sì. Quelli sono monoposto, di solito il monoposto più... salgono molto più velocemente sì, di sì, noi. Infatti. E in questo caso però data la giornata. Là. Ciao team del Gemelli, venite a fare team building con noi. Sì, specialist. Conosci qualcuno in tip, la Silvia Pulitano la conosci? No. Conosci il Neuro? Nessuno? Il la Neuro... battaglia la conosci? Battaglia l'ho Mimma, sentita, battaglia. Sì, sì, sì. No, perché sto in ginecologia oncologica. Ah. Eh no. Quindi... Non è il mio. Sì. Però abbiamo pure noi gli specialist. Beh. Vedi, quello sta salendo in pianura, vedi? Pianura, sì. C'è una termica più o meno. Però oggi col vivo si fa veramente fatica.
poi scendere dobbiamo fare pirouette, non è che... Ah sì, eh? Eh no, però... Dopo che scende veramente di andare così. No, e allora aspetta, no, 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 adesso piano piano ci avviciniamo al decollo, facciamo il paese, mettiamo qualcosa fuori, aumentiamo un po' la velocità. Sentiamo un po' più la vela scivolosa. Ah, per diletto fai questo? Cioè sì, come, come ti sei avvicinato a questo? No, volevo volare, ho letto il gabbiano John. Ah. Io soffro di vertigini. Capirai! Però questo è un vedi buon modo. Mare, vedi il mare? Sì. Adesso si vede un po' perché sta entrando la brezza e si sta pulendo. Vedi quello lì fuori? C'è una bella terra. Vediamo se la prendiamo e cominciamo a girarci. Adesso sta partendo. Bello. Siamo alti, se la prendiamo bene. Però il flusso del vento è bello forte. Sì, sì, sì. È stabile. A me va tutto bene, basta che non mi fai fare troppe pirouette perché vomito. Viene la nausea, dimmelo prima però, perché adesso alla dischiaco le pirolette va bene, le faccio io. Uh-huh. Però questi movimenti che percepisci, io sì. Considero che ho le mani senza comandi, okay. Questi li fa l'aria, non è che sì, li faccio. Sì, no, io. No, 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 no. Per cui comunque ti potrebbero dar fastidio. Un pochetto, però. Allora, io aumento la velocità così la vela, aumentando la velocità si stabilizza nel flusso. Ok. Al gemelli ti chiamo, ci prendiamo un certo, caffè. Sì, tanto sto abiti... là. Abito zona Torre Vecchia. Ah, Torre Vecchia, sì, 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 vabbè, stando là. Sì. Comoda seduta? Sì. Sono un po' lentina. Tu pure stai seduto, beh? Sì, sì, sì. Io ah, so, ok. L'attrezzatura del riposo sto sotto. Quando stai... L'attrezzatura sì? Da solo? Ah. No, sto sdraiato. Ed è ancora più comodo? Sì, sì, è più comodo. Sei più aerodinamico, prendi meno vento e sei molto più veloce all'aria, perché comunque sei sì. Una situazione di fattore CX minore, che è la resistenza al volo. Quante volte lo fai? Allora, dipende dai passeggeri che ho, dipende. Allora, in realtà prima... quando io mi sono trasferito da un'azienda a un'altra, nel momento in cui dal 2018 fino al 2020 non ho lavorato, ho fatto solo B-Boss e lì okay. Ne facevo tanti e poi no, adesso ne faccio 5-6 il sabato e la domenica, e sono, comunque sono tanti anche. No, infatti vedi queste vele qua, sì. Questa fase qui stanno salendo perché qui c'è tutta l'aria che sale, quelli sono i giardini di ninfa, vedi? Quello dove è il patrimonio c'è... UNESCO, dove vedi il laghetto. Sì, 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 sì. Lì non ci sono mai stata, però ci voglio andare. Ci devi andare perché sono molto, è bello, molto belli. Solo che devi prenotare. Ma tipo mesi prima, mi sa. Non so che si prenota. Tu dove abiti? Io abito sotto Frascati. Ah. Conosci i castelli? Sì. Belli. Fa un po' un viaggetto per venire a Gemelli. Beh, oddio, sì, beh, norma sì, però io in realtà c'ho un decollo vicino del Tivoli dove ho lavorato Marco. E... Ah, ok. Un decollo più vicino, ma non è bello, quindi, no, norma è... È più bello. Siamo? Adesso
superato 9, i 4? 59. Quanti? 10? Ah, allora sì. Credo. Allora, salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, venite a volare. Soprattutto gli amici del Gemelli. Soprattutto voi. Esatto. Che ne avete bisogno. Esatto. Lo stress è alto. Lo stress c'è. Ora passamela. Tieni.